Nicolino! Nicolino! Carissimo Raffaele, come stai? Sono partito con un consulto. Da te, fossi scemo. No, no, io vengo ad invitarti ad un simposio. Eh sì, una cena fra colleghi, è per questa sera. Com'è possibile? Io stasera parto per Castellammare. E io parto con mia moglie alle 6:30 per la Svizzera. Mamma mia, alle 6 parti con tua moglie per la Svizzera e tu mi inguaiata, tu lo pensi, sono inguaiata. Fate senza di me, non lo capisco. E come facciamo? Come facciamo? Tu sei il re della festa. Anzi, anzi, se può dire che noi lo simposio facciamo per te. Per me. Perché vogliamo festeggiare il marito più fedele di tutti i tempi. Dalla preistoria a mo. Vuoi capire? Raffaele, io sto dicendo che per causa tua mi hai fatto perdere una scommessa e questa sera, mannaggia la papa tua, io pago per tutti quanti. Già, perché io avevo scommesso che avrei costretto te, il marito più fedele di tutti i tempi, appunto, esemplare unico, a mettere il cuore una moglie da... E all'ultimo simposio che facemmo insieme, lo sai che facemmo? No. Non lo sa, non lo può sapere. Io feci sciogliere nel tuo bicchiere di champagne una pillola di Ercole. Ma che? Una pillola di Ercole. E che è? Raffilù, modestamente, è l'ultima invenzione del sottoscritto. E chi prende questa pillola, Raffilù, dopo 2 o 3 minuti al massimo, e si sente il sangue che bolle, ma bolle, è un calore per tutto il corpo. E poi Raffilù, è la primavera, è l'amore che atrasa il corpo. E appena vedi una femmina, bello brutto che sia, tu hai un buon cuore. Eh sì. Allora è stata la pillola di Ercole. Già, ti ricordo, tu appena ti finissi di bere lo champagne, ti facessi rosso. L'occhio lucido e sudavi e ti ricordi e ci lasciassi con la scusa di un malato da visitare, ti ricordi? E come non mi ricordo? E già io pensai, è fatto! Poi mi lasci a Gardinda, la prima femmina che vera, paffata! Ah, sono un buon uomo! Ma disgraziato! E invece, ma... sei fatto? Hai chiamato un passì, hai dato l'indirizzo di casa tua, E che domani mi ha fatto? Perché tutto si tu mandò la mughetta! Invece no, hai capito? La scommessa l'hai vinta! Ma tu cosa dici? È vinta tu! Perché quella sera si sono tornata a casa e beh, potessi... Ma se devi tu sai che non mi voleva io! Ma se devi io non mi voleva neanche lei, che già facevi più! Non mi arrivai! Ho una notizia di una signora che stava male al cantonello, con le vertigini, e chiamai una carrozza e subito corsi là! Non mi arrivai come questa signora splendida! Con la messaglia da spendere se sei coppa arrivato. E che fede. E io come faretto? Ah, sono un bel volo! Gesù! E la signora che dice? La signora che dice? Mezzica, questo famoso è! Così mi piace tutto a me! Che cosa? Allora funziona anche questa volta! Che cosa è spazzoso? Cosa è spazzoso? Perché vuol dire che la pillola funziona! E dopo tutto, io ci ho vinto la scommessa! Ma per una sola volta, qual è il problema? Scusa! La coscienza! La coscienza, ma dopo di tutto, tua moglie l'hai venuta a sapere? Non si ha mai, appunto, dico la Sicilia, stiamo a segnare, la Sicilia l'hai più rivista! E allora di che cosa ti preoccupi, scusa? Dottore, là c'è stato un siciliano con un buon lavoretto. Siciliano? Ti hanno detto come si chiama? Non ha detto come si chiama. E come si chiama? Tu parla uno si chiama madre no. Ma qual è il marito? No, ma che stai dicendo? Ma dicendo? Non ti preoccupare, come si sente bene? Mi stava dicendo che stava aspettando ansiosamente questi siciliani. Sì, fatelo entrare, per carità, grazie. E se quello ti è venuto a pagare la visita dell'altra volta? Poi. Però potrebbe pure essere. Senza di me, tu poca parezza. Però se non è possibile. Non ti preoccupare, facciamo una cosa, io non mi metto neanche la stanza.
Voi già preoccupo, ma fammi sta storia, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, di te, capito? Non ti preoccupare. Ma c'è un po' Riti, riti. Quindi, con lui mi raccomando, ci diamo la parola. Io non lo faccio, voi ragazzi, la parcella a questo dopo quello che io ho fatto.